vi è mai capitato di fare una gara e in un certo momento partire magari con i primi e poi crollare miseramente? Ok, perfetto, cosa hai pensato? Che la gara fosse finita e quindi che non ci fossero più possibilità per migliorare? No, il bello deve ancora iniziare. Cosa succede in quella fase e anche in un'altra fase leggermente diversa ma che può assomigliare allo stesso metabolismo, ovvero quando magari stai facendo una gara di lunga percorrenza o anche media percorrenza, in un certo momento il tuo avversario magari aumenta l'andatura e quindi ha una fuga e tu non riesci a stare dietro perché per una, due, tre volte ci hai provato ma non ce l'hai fatta. Bene, qui arriva il bello. Allora, ovviamente intanto metti qualche like se ti sei appena sintonizzato e il telefonino passa da questa posizione a quest'altra per vedere qualche slide che sta arrivando. Allora, intanto qui siamo nell'area dell'efficienza aerobica. Non esattamente l'aerobica, diciamo, più a lunga percorrenza, quella dove si bruciano i grassi, ma un'aerobica ad alta intensità, un'aerobica un po' intermedia, dove il ciclo di Krebs, quel meccanismo importante che produce energia sotto il profilo aerobico, utilizza diciamo una miscela, un po' di carboidrati e un po' di grassi, ma è sempre meccanismo. Allora, per capire se voi siete un po' deficitari di questo meccanismo, questo indipendentemente dal fatto che stiate facendo degli sport di lunga percorrenza, ciclici, ma anche attività di endurance o attività di combattimento o attività in palestra, perché non importa, il meccanismo aerobico ovviamente è sempre importante, cercate di dare uno sguardo a questa slide che vi dice qualche segnale che vi può far capire se il vostro stato è insufficiente, il vostro fitness aerobico. Ad esempio, fatica mentale e fisica, poca efficienza ossidativa, frequenti traumi muscolari, frequenti stati di malattia, risveglio difficoltoso, aumento massa grassa e difficoltà a perdere. Insomma, questi ovviamente sono stati generali, però se avete già questo e magari state costantemente andando in palestra, però avete questi effetti, allora fatevi una domanda. Probabilmente il tipo di allenamento che state facendo va bene per il profilo anaerobico, ma quell'allenamento anaerobico va supportato da una base aerobica importante, altrimenti comunque non arrivate a nessun risultato. Allora, per far questo ci sono degli allenamenti, intanto questa prima slide era di un corso che si chiama Training Expert, ma passiamo a qualcosa ancora più di expert, la parte metabolica proveniente dall'HIIT. Come si migliora sia l'aspetto aerobico che anaerobico grazie all'attivazione di determinati enzimi? Allora, intanto questa nuova slide per capire che gli enzimi sono fondamentali in tutti i processi energetici. Abbiamo degli allenamenti di tipo aerobico che influenzano gli enzimi del ciclo di Krebs, ma non quelli della glicolisi. Quindi, per capire, gli enzimi sono una componente biochimica che velocizza e migliora la produzione energetica senza alterarla. Quindi, ovviamente, dire io non metto il lievito nella torta, la torta non sale. Il lievito non è un enzima, ma dentro gli enzimi c'è, dentro il lievito ci sono gli enzimi. Ci hanno vinto un Nobel su questo. Quindi, chiaramente certe reazioni chimiche non avvengono se non abbiamo determinati enzimi. Se noi ci alleniamo sotto il 60%, andiamo a migliorare degli enzimi di tipo aerobico. Se ci alleniamo oltre il 60%, fino al 100%, miglioriamo degli enzimi di tipo anaerobico. Come vedete, queste qui sono due cose diverse, però con l'HIIT, e questo è infatti HIIT Expert, che è il corso che infatti disegna tutte le varie modalità, abbiamo un mix di queste varianti, ovvero in HIIT facendo un allenamento intenso e poi magari delle fasi di recupero attivo con determinate caratteristiche, evidenze scientifiche alla mano, possiamo avere degli avanzamenti, dei miglioramenti enzimatici sia sotto il profilo aerobico che detto questo non abbiamo ancora risposto. Quindi, se vi siete trovati in quella condizione che avete avuto un problema, quindi aver decrementato dopo una parte iniziale, oppure non essere riusciti a sostenere il passo di una fuga del vostro avversario, cosa fare? Intanto, se ti sei collegato in questo momento, metti qualche like, condividi, perché l'argomento è abbastanza importante e poi magari potrai rivedere la diretta. Bene, detto questo, andiamo ad un'altra parte, al riscaldamento. E che c'entra il riscaldamento con l'allenamento?
c'entra, perché il riscaldamento, questo è un altro corso, chiama Warm Up Science, che fa parte della Sport Science Academy. Come vedete, il riscaldamento ha degli effetti che sono legati alla temperatura e non legati alla temperatura. Tra quelli che non sono legati alla temperatura ce n'è uno che ho evidenziato nella slide, che è proprio l'aumento del VO2 basale pre-allenamento e gara. Cosa vuol dire? Se voi fate un riscaldamento fatto bene, che dura fino a 10 minuti, progressivo, che riguarda anche l'aumento della temperatura, nonché altri effetti fisiologici, dopodiché immediatamente iniziate l'attività, il vostro VO2 ha un livello più alto quando iniziate l'attività. Questo cosa comporta? Assolutamente una serie di benefici fondamentali, tra i quali quelli che abbiamo. Perché? Perché se voi fate un allenamento, mettiamo il caso che state per iniziare una gara, può essere anche una maratona, ottimo, fantastico. Se il vostro allenamento lo interrompete 10, 15, 20 minuti prima, sinceramente non serve a niente per questo. Voi non dovete quasi interromperlo, cioè finire il riscaldamento e iniziare quello che state facendo. Perché? Perché partite a un VO2 alto e quindi la percentuale anaerobica, che comunque, anche se state facendo la maratona, nella prima parte di gara verrà influenzata, non verrà attivata, o perlomeno in maniera molto ridotta. Quindi, siccome quello che si paga in termini energetici è la prima parte anaerobica, se voi la sostenete con un VO2 più alto, proprio perché avete fatto un ottimo riscaldamento, potete prolungare il T-limit, il tempo all'esaurimento, si chiama, anche questo è indicato nel corso di Training Expert e di HIT. Quindi il tempo all'esaurimento è quella caratteristica che vi consente di poter andare alla velocità del VO2 max per un tempo lungo. Però se partite senza riscaldamento, immediatamente voi attivate la parte anaerobica che dopo qualche minuto, ahimè, dovrete pagare. Non avrete più la possibilità di continuare a quell'intensità. Quindi portiamo a casa questo messaggio, sempre un ottimo riscaldamento, fino a 10 minuti, progressivo, costante. Dopodiché appena si interrompe, si inizia senza perdita di tempo, perché altrimenti si perderà. Spero che sia stato interessante, ci sentiamo domani mattina alle 7:15, oppure altri video, come sempre, sul canale nuovissimo di YouTube, dove li ho messi anche fino a 300 video nuovi. Grazie, ci sentiamo domani. Ciao!